Buongiorno a tutti, eccomi dal mio terrazzo di casa, per parlare di triathlon dei bambini. Il triathlon dei bambini è comunque una cosa molto divertente ma molto istruttiva, perché le distanze di gare del triathlon dei bambini sono molto corte e abbiamo un 55 metri di nuoto, un chilometro in bicicletta, un 400 metri a piedi, quindi è una cosa molto veloce e appunto perché i bambini non devono faticare ma devono divertirsi. Ma la gara diventa interessante nei cambi, perché il ragazzo deve imparare a gestire situazioni di emergenza, prendere delle decisioni e non andare in tilt, perché ogni tanto certi bambini vanno in tilt e buttano via tutto, buttano via la bicicletta, il casco, salta la catena, possono succedere tante cose. Vediamo adesso nelle singole parti come deve essere affrontata una gara di triathlon dei bambini. Il nuoto sono 50-100 metri, è sempre la parte di gara dove si può perdere più tempo nella gara e condizionare la gara. Quindi io e i miei allievi insegno tre cose: uno, a battere bene le gambe; due, a soffiare bene sott'acqua, fare bene le bolle sott'acqua, così quando uno gira la testa è costretto a respirare, quindi impostare lo sforzo sulla respirazione, quindi buttare fuori bene l'aria, perché poi appena giriamo la testa entra da sola, e spingere bene fino in fondo con le braccia. Quindi tre cose: battere le gambe, soffiare e spingere forte con le braccia. Il cambio: appena si esce dall'acqua appena si esce dall'acqua, quindi che abbiamo faticato, per recuperare dobbiamo soffiare, continuare a soffiare. Non aver paura di respirare, perché il nostro motore e il nostro corpo umano consuma dell'ossigeno. Quindi più ossigeno gli diamo e più andiamo forte, anche più rapidamente recuperiamo. Quindi nel cambio bisogna stare attenti, perché è un tratto dove tutti i bambini corrono, quindi magari non correre vicino al corridoio delle biciclette, ma correre un pochino più lontano per poi entrare nel proprio punto, prendere la bici, e per uscire dalla zona cambio prendere un corridoio un pochino più lontano per uscire più veloce e non rischiare magari di cadere o di scontrarci con altri bambini, come è successo a Paolino. E magari in zona cambio lasciamo un calzino, un pupazzetto, un segnaposto, così poi la facciamo prima a trovare la nostra bicicletta. E quindi prima della gara fare delle prove nel mettere il casco e il numero, quindi fare tre prove di corsa per trovare il proprio posto bici e mettere il casco e il numero. Quindi salire, abbiamo visto come salire in bicicletta correndo, abbiamo fatto delle prove, magari salire un po' dopo la linea, perché magari ci può essere del traffico, dei bambini fermi che stanno salendo, quindi salire in bicicletta non proprio dalla linea, magari 5-6 metri dopo, anche per non rischiare di cadere. Fare bene il giro di boa, quindi arrivare forte al giro di boa, una bella frenata, non avere paura di frenare. E anche la bicicletta come va fatta? La bicicletta tutta, tanto la frazione è corta, non bisogna pensare a strategie di gara, la bicicletta va fatta tutta, però senza usare rapporti troppo duri. Le gambe devono sempre girare velocemente per far passare il sangue velocemente nelle gambe. Quindi si scende dalla bicicletta, anche lì fare molta attenzione a scendere dalla bicicletta, magari cercare di scendere davanti per non rischiare di cadere, quindi magari aumentare un po' la velocità per cercare di scendere davanti alla bicicletta. Abbiamo fatto anche delle prove di salita e discesa dalla bicicletta, e poi arrivare di nuovo nella zona cambio per posare la bicicletta e il casco, magari dove abbiamo messo il nostro pupazzetto per riconoscere prima il posto, e girare il numero di corsa e correre velocemente verso l'uscita, quindi capire bene dove si entra e dove si esce e fare la gara e divertirsi sempre. Ci saranno tanti imprevisti e quindi ci sono tante cose che il bambino deve gestire e imparare, quindi è una cosa costruttiva questo sport, appunto per queste tre attività sportive che vengono fatte, quindi queste coordinazioni dei movimenti delle tre attività sportive e nella gestione degli imprevisti nella gara per non andare in tilt. Ciao a tutti, alla prossima!